Diana. Come stai, dottoressa? Beh, sono addolorata per l'incidente di tua madre. Come sta? Ci sono speranze che si salvi. E tu come ti senti, Diana? Cerco di controllarmi, ma sono angosciata. Che terribile incidente, non sai quanto mi è dispiaciuto di non essere stata in casa ieri sera. Lei sa perché era venuta a trovarla, dottoressa? Non mi aveva avvertita, non ho saputo nulla finché non siamo tornati e Giordana mi ha detto tutto. Possiamo vederla? Sembra essere cosciente, però non può parlare né muoversi. Mamma, mamma, guarda. Omar e la dottoressa sono venuti a salutarti, mamma. Mamma! Che cos'hai? Ti senti male? Non ti preoccupare, Diana. È il trauma. Il panico della caduta. Certo. La sensazione di terrore svanirà molto rapidamente. Non dovreste stare in tanti qui dentro. Scusate, altrimenti la fate agitare. È davvero terribile vederla così. Una donna così attiva, così piena di vita. È così triste vederla. Omar, mi sento... Che ti prende, Irene? Che cos'è, dottoressa? Si sente male. Deve essere stata l'emozione. Sarebbe meglio farla distendere. Respiri profondamente. No. Non è niente. Non è niente, Diana. È soltanto un calo di pressione. Non ti preoccupare. Io soffro di ipotensione. Comunque, nella borsa ho portato la mia medicina. Aiutami, Omar, per favore. Prendiamo. È qui, Omar. Aiutami. Oddio, è finita, accidenti. Voi non avete queste gocce? Credo di sì, vado a vedere. Stai. Oh mio Dio. Vai a prendere un po' d'acqua o qualcos'altro da bere. Torno subito. Stia calma, signora Cristina. Siamo venuti a vedere come si sente. La sua salute ci sta a cuore. Avanti, si calmi. Non le servirà a nulla. Agitarsi, non può parlare. E le assicuro che non parlerà più. Nessuno se ne accorgerà. Solo lei saprà che il senso di relax e di calma che proverà sono i messaggeri della morte. Amore mio, non ti affaticare. Potrebbe far male la tua pressione bassa. Sbrigati. Irene, l'infermiera, potrebbe tornare qui da un momento all'altro. Ecco, le ho portato l'acqua. Mille grazie. Le sue gocce. Molto gentile. Grazie, signorina, lei è veramente un angelo. Dottoressa, è proprio sicura di stare bene? Sì, sto meglio, Diana. Faccio l'iniezione alla signora. Adesso sto molto meglio, non ti preoccupare. Mi sto già riprendendo. Meno male. E poi le gocce faranno subito effetto, vedrai. Le faccio l'iniezione, non si agiti, non le farò male. A lei non sono mai piaciute le iniezioni. Mamma, serve solo a farti riposare bene. Ora ti farai una bella dormita, mamma. Non agitarti, per favore. Sta tranquilla. Ha sentito che non le ho fatto male? No, fai così, per favore. Ti sentirei peggio dopo. Non fare così. Bene, usciamo, così la signora Cristina potrà dormire. Vieni, Diana. Ti prego. Ti prego, non fare così. Diana, vieni con noi. Tra un momento. Voglio prima che si addormenti. Ti aspettiamo fuori. Mamma, per favore, non fare così, ti prego, non fare così. Si lamenta, infermiera, che cosa è successo? Scusami. Non piangere, mamma, per favore, non piangere. Non si preoccupi, con il sedativo si sentirà meglio. Ha le mani tanto gelate. È naturale. Mamma. Oh, mamma. Cerca di non agitarmi. Vado a prendere qualcosa per coprirla.
Non stia a tormentarsi, signorina. Che succede? Niente. La sua giacca. Ho visto la sua giacca macchiata di sangue. Vieni. Andiamo con Irene alla mensa. Devi mangiare qualcosa. No, ma no, non ti voglio prego. Separarmi da lei. Diana, no. Diana, adesso devi fermarti. Non va bene che ti veda così. Mamma. Dio, Dio, ora sto pagando per quello che ho fatto a mia figlia. Perdonami. Mi faccia vedere la cartella, per favore. A che ora hanno tanto questi dati? Quando sono arrivata? All'inizio del mio turno. Qualcosa che non va, dottore? I segni vitali sono variati notevolmente. Il suo ritmo cardiaco si è alterato e sta diminuendo sempre di più. Non sarà per l'indovina che le ho fatto. È un sedativo, non ha niente a che vedere con i sintomi che presenta ora, signorina. Le labbra le stanno diventando viola. Vado a prendere un attivatore cardiaco. Vado a prendere. Mamma, non devi morire di scongiuro. Mamma, mi senti? Mamma, perdonami. Ti faccio soffrire molto, non è vero? Mamma, che cosa vuoi dirmi? Sento che vuoi dirmi qualche cosa. No. Non ti sforzare, mamma. Io posso sentire i tuoi pensieri. Posso leggere nei tuoi occhi quello che sento. Anch'io ti voglio tanto bene. Donna, perché mi chiedi perdono, mamma? Non ho proprio niente da perdonarti. Tu volevi soltanto il meglio per me e il meglio per Milena. Perdonami. Non mi chiedere perdono, mamma. Tutto quello che hai fatto l'hai fatto per amore. E quando si ama, non occorre il perdono. Prego, si accomodi. Mamma, per favore! No!
Mamma, ti prego, no, mamma, no. Mamma, l'hai sentita? L'hai sentita? No, no, mamma, no. Chi ha indicato? Chi, Mario? Chi? Non ho compreso il suo ultimo desiderio, non sono riuscita a capirla neanche nel momento della sua morte. No, no, mamma, ti prego, no.